Un saluto, amici della rete. Avevo voglia di farvi vedere come andava la GoPro 9 sul campo, sopra una bicicletta, con tutte le vibrazioni relative, anche facendo dei test comparativi con le varie modalità di risoluzione. E per fare questo mi sono sbrigato. Sono tornato a casa presto, ho preparato tutto quanto e sono uscito. Pensate che le cose siano andate bene? Disastro più totale. Vediamo alcuni dei disastri, cerchiamo anche magari insieme di imparare qualcosa anche da questi disastri, perché anche gli errori servono a questo, servono a imparare. Vediamo un attimo che cosa è potuto succedere. Iniziamo proprio da subito, dall'intro, da quello che doveva essere l'intro del video di presentazione delle prove della GoPro sul campo. Vediamo le varie modalità di questa GoPro 9 con... Ehi, un attimo, cos'è sta roba che c'ho in faccia, tutti sti puntini neri? Ma è una cosa della GoPro? O ero veramente sporco in faccia, con la mia barba aveva preso tutti i pelucchetti neri. Boh, non lo so solo che in altre riprese poi questi puntini spariscono. Ma poi vedremo se si ripresenteranno in altre riprese della GoPro con quella modalità. Però questo video con questi puntini ridicoli, con questa faccia sporca, era veramente inutilizzabile. E va bene. Andiamo a vedere sul campo questa GoPro. Come vedete, la stabilità è perfetta, l'Hypersmooth 3 della GoPro 9 è fantastico. Peccato che sto riprendendo il manubrio e il telaio della bici. Purtroppo, la GoPro è già appiccicata alla placca del porta GoPro sul petto, per cui più in alto di quello non ci va. Per cui dopo, quando mi sono accorto che la ripresa era inutilizzabile perché stavo riprendendo la terra, ho provato a mettere la GoPro al contrario, ma in quella modalità la GoPro guardava il cielo. Per cui la soluzione è stata poi mettere sul corpetto un attacco più distanziato rispetto al petto, di modo da poter muovere un po' più la GoPro verso l'alto e permettere di vedere il percorso piuttosto che il terreno. Allora, modalità sottosopra, peggio mi sento, guardava verso il cielo, per cui ho cambiato, ho messo supporto più lontano dal petto. Questa volta dovrebbe andare bene. Riproviamoci. E finalmente siamo in grado di fare la prima ripresa vera, la prima discesa con una GoPro posizionata bene. È ancora troppo verso basso. Anche questa ripresa è praticamente inutilizzabile. Questa modalità è 1440x1080, quindi una modalità 4 terzi. Poi nel video voi lo vedrete sempre in formato 16 nori perché cropperò la parte che non mi interessa, però potrebbe essere utile appunto per recuperare un po' in altezza qualche parte. Vediamo come va. Oh, e finalmente una ripresa accettabile e se uno voleva anche utilizzabile. Questa è 1440x1080, 50 fps, obiettivo lineare con orientamento, con allineamento dell'orizzonte, un pochettino stretta come vedete infatti come visuale, però niente da dire, molto stabile. Certo che in alcuni punti si nota il lavoro della GoPro di zoom, di riduzione della visuale per utilizzare il resto come per cercare di evitare che si vedano delle zone nere, perché nel cropping si vede che lì molto più in quel momento è molto più, ci sono molte vibrazioni, per cui la GoPro non riesce a compensare anche con i pixel aggiuntivi, per cui deve per forza zoomare. Quindi a parte questa cosa si nota. L'unica cosa è che anche qui in realtà una problematica c'è stata, nel senso che la GoPro ha pensato di essere ruotata di 90 gradi
per cui il video originale era ruotato di 90 gradi, quindi io in post produzione l'ho dovuto riaggiustare, riruotare di 90 gradi in senso inverso, e sulla GoPro immediatamente ho disabilitato la modalità per cui la GoPro cerca di capire com'è orientata. Tanto io terrò sempre la GoPro nella posizione standard, cioè con la scritta GoPro verso l'alto, non è ruotata, per cui non ho bisogno di questa funzionalità che, come avete visto, come vi dicevo, in questo caso aveva sbagliato completamente la rotazione della telecamera. E passiamo a questa modalità 4K, sempre orizzonte, sempre quindi lineare, sempre boost nell'hyper smooth. L'unica cosa, in 4K questa qui fa 25 fps. In realtà poi mi sono chiesto, ma è possibile che questa GoPro faccia 4K a 25 fps? E infatti, andando a controllare nelle impostazioni, sono riuscito a mettere 50 fps. Non l'avessi mai fatto, non so cosa è successo, ma a un certo punto deve aver impostato la modalità time warp. Avete presente quegli scenari in cui vedete il video muoversi molto velocemente? Ecco, ho impostato quello. Infatti il risultato è questo. E questo è un vero peccato, perché non ci permette di gustare appieno il disastro che ho combinato su questa ripresa. Pensando di aver bloccato correttamente la GoPro sul supporto al torace, in realtà l'avevo semplicemente appoggiata, per cui a un certo punto durante la discesa, in un punto più dissestato, la GoPro è volata via. E lì il panico, perché in mezzo all'erba non si vedeva niente. 10 minuti di ricerca, era anche, iniziava pure a fare un po' buio, 10 minuti di ricerca prima di trovarla. Ovviamente poi dopo ho detto, vabbè, continuo con la ripresa a 4K, ignaro del fatto che stavo ancora in modalità time warp, per cui niente. Nel disastro. Disastro totale, ragazzi. E niente, poi si era fatto tardi, la luce iniziava a scemare, per cui come ultima modalità ho provato la 1920x1080 a 200 fps per provare lo slow motion. Sì, tutto bene, solo che già la poca luce disponibile, come vedete, rende il video molto rovinato, con molto rumore di sottofondo. E quindi niente, abbiamo imparato che prima di fare dei video per provare la GoPro andrebbe provata preventivamente per trovare tutti i settings corretti. Però insomma, anche questo fa parte del gioco. Se volete vedere invece un video fatto su un bike park della GoPro 9, vi lascio poi nella descrizione il link al mio video fatto al Tortoreto sulla Costa del Monte, un piccolo bike park della zona. Un saluto, amici della rete.